Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Sono TNBT e oggi parliamo del capitolo 1024 di One Piece, capitolo appunto intitolato Nessuno di importante. Ebbene, questa settimana non c'è stata pausa, non so se qualcuno di voi si ricorda il vecchio video, ma insomma non so se sembrava ci fosse pausa, poi non c'è stata, insomma. Fortunatamente oggi abbiamo avuto il capitolo di One Piece. Mi aspettavo forse qualche cosina in più, ma semplicemente questo è dovuto al fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del volume, quindi in teoria dovremmo essere arrivati all'apice, però non so se questo è l'ultimo capitolo effettivamente o il prossimo, quindi magari settimana prossima dovremmo avere appunto il cosiddetto capitolo bomba che generalmente chiude il volume. Sì, esattamente. Settimana prossima non dovrebbe esserci la pausa, quindi prepariamoci che la situazione si sta facendo abbastanza incandescente. Prima di tutto, però, prima di cominciare, voglio chiedervi un piccolo favore, cioè di mettere like, commentare qui sotto e condividere il video, perché oggi su YouTube è sempre più difficile far arrivare i feed appunto ai propri iscritti. Ho notato che molte persone, anche che sono iscritte al mio canale, non riescono a vedere i miei video. Perché mi dicono appunto che non gli arrivano le notifiche, quindi mettete la campanella, attivate le notifiche se volete restare aggiornati. Detto questo, il 1024, ultimo, penultimo, insomma, uno degli ultimi capitoli del volume, si apre con una cover a colori. Anche qui Oda, come settimana scorsa, devo dire che sta dando il meglio di sé in queste ultime cover. Qui addirittura abbiamo un Gold Roger sullo sfondo. Che praticamente fa quasi da spettro guida a tutta la nuova generazione e non solo. Abbiamo stavolta Enel, Crocodile, Jaco Moria, Doflamingo, insomma quasi tutta la flotta dei sette. Poi c'è Kid, insomma ci sono tanti personaggi, Apu, X-Drake, insomma una tavola abbastanza random ma bella, ecco, devo dire, una bella color spread da parte del maestro. Parlando un pochettino del capitolo in senso stretto, però, bisogna subito fare una piccola distinzione tra quelle che sono le due parti del capitolo, no? La prima parte che riguarda la situazione generale, cioè quello che sta succedendo in particolare con i Mugiwara, e la seconda, che è forse quella più interessante, che riguarda appunto lo scontro tra Yamato e Kaido e il flashback soprattutto della giovane piccola Yamato, 20 anni or sono. Parliamo un attimo della prima parte, quindi andiamo con ordine. Per quanto riguarda la prima metà del capitolo, osserviamo i movimenti della ciurma di Cappello di Paglia in quella che è una situazione che si sta surriscaldando appunto in tutti i sensi, proprio perché Onigashima sta andando a fuoco. Ora, pare che i membri della ciurma di Luffy si stiano raggruppando, si stiano riordinando le fila e questo vorrebbe poter forse dire che ci stiamo avvicinando a un momento in cui sarà necessario una cooperazione della ciurma. Abbiamo visto finora Wano che ognuno ha fatto la sua parte, non li abbiamo mai visti lavorare, diciamo, di concerto, lavorare insieme. Eppure sembra che la situazione stia spingendo in questo senso, cioè i Mugiwara si stanno riavvicinando probabilmente perché servirà il loro aiuto una volta che si saranno ricompattati. Su questo fatemi sapere un pochettino le vostre impressioni. Ecco, mi ha divertito la scena di Usopp, sono sincero, nonostante io sia abbastanza critico sulla gestione di Usopp in questa saga perché non ha fatto praticamente nulla, però devo dire che vederlo così fingere di utilizzare l'ambizione del Re Conquistatore mi ha in qualche modo divertito. A quelli che diciamo criticano spesso la gestione di Usopp, però io rispondo sempre che è coerente con il personaggio e quindi il fatto che forse lui sia ancora così debole, tra virgolette, concedetemelo, in realtà, pensando proprio a come è stato concepito originariamente da Oda, ci sta. Non è un personaggio che, a differenza magari di altri, purtroppo, e sottolineo purtroppo, non è stato, diciamo, alterato, cioè ha mantenuto intatte le sue caratteristiche originali fino adesso, mentre ci sono altri personaggi, non fatemi fare nomi, che hanno avuto secondo me una brutta, o almeno in un certo senso, una brutta involuzione
da parte di Oda. Comunque, queste sono opinioni personali, come sempre. Andando a vedere un pochettino quello che succede nel capitolo, io credo che ci sono i presupposti per vedere appunto un'azione di gruppo dei Mugiwara. Non so ancora bene per fare cosa, ma penso che la situazione si stia, diciamo, svolgendo in quella direzione lì. Parlando un pochettino della seconda parte, ecco, che è sicuramente quella più interessante. Andiamo ad affrontare il tema di Yamato, la figlia di Kaido, personaggio che più di tanti altri, io, ma non solo io, ma appunto molti altri, appunto, hanno inquadrato come un futuro possibile membro della ciurma di Luffy, proprio in virtù delle sue caratteristiche, della sua età, della sua forza, del fatto che ha comunque un sogno da realizzare, che è stata sempre confinata su quell'isola, e il suo sogno è quello di viaggiare, di esplorare il mondo. Quindi potrebbe potenzialmente essere un ottimo compagno per Luffy e gli altri. Va detto che in una ciurma dove ci sono anche ex membri della Flotta dei Sette, e mi riferisco appunto a Jinbei, che è l'ultimo arrivato appunto tra i componenti effettivi della ciurma, anche il figlio, la figlia di un imperatore, a questo punto per me potrebbe starci. Dopo aver avuto un ex membro della Flotta dei Sette, insomma, ci manca solo qualcuno di legato a un imperatore, a un'imperatrice. E Yamato, secondo me, per molti versi ha le caratteristiche proprio adatte per entrare in ciurma, però questo è un altro discorso. Parlando un pochettino invece del personaggio, ecco, un personaggio strano che personalmente all'inizio fatico forse ancora un po' a inquadrare, in virtù della sua caratteristica, del fatto che appunto questa ossessione per essere Oden l'ha forse sbandierata troppo, anche in maniera un pochettino pittoresca, un po' carnevalesca. E quindi per ora Oda ci ha mostrato più questo lato un pochettino esagerato, forse, anche nelle sue esternazioni di Yamato, e non ci ha fatto conoscere forse il personaggio vero e proprio, che invece in questo flashback nel capitolo 1024 secondo me è venuto maggiormente fuori. Infatti vediamo come una Yamato ancora bambina, all'età di 8 anni, pensate un po', aveva già uno l'ambizione del re conquistatore, e qui questa è un'altra piccola parentesi che si potrebbe aprire, cioè sull'ambizione del re conquistatore e sulla quantità enorme di persone che ormai ce l'hanno. Molti dopo lo scorso capitolo sono subito andati a pensare che probabilmente anche Zoro, e non solo Zoro, ma che forse anche Sanji potrebbe in futuro sviluppare l'ambizione del re conquistatore. Ebbene, se Yamato dovesse entrare in ciurma, ci sarebbe quasi mezza ciurma con l'ambizione del re conquistatore, il che forse è una cosa un pochino esagerata, però anche qui, ovviamente, fatemi sapere voi come la pensate sotto nei commenti. Ripeto, il fatto che abbia questo tipo di ambizione fa di Yamato probabilmente una leader in un certo senso, perché tutte le persone che hanno l'haki del re conquistatore sono, o almeno il 90%, dei comandanti, comunque delle figure carismatiche che difficilmente prestano servizio sotto qualcun altro. Mi viene da pensare in questo senso solamente magari a Rayleigh, che era il vice capitano della ciurma di Gold Roger, però per il resto chi ha l'ambizione del re generalmente sta in cima a una determinata struttura. Quindi questo potrebbe andare in un certo senso in contrasto con Yamato in ciurma. Il flashback molto bello, devo dire, questi mini flashback di poche vignette sono spesso, non dico meglio di quelli lunghi, però sono altrettanto incisivi, ti restano, come lettore appunto, ti restano allo stesso identico modo. Personalmente queste poche vignette nel 1024 mi hanno veramente quasi commosso. A un certo punto, quando si vede la piccola Yamato che è lì praticamente rinchiusa insieme ai tre daimyo del paese di Wa in questa grotta, e pensa appunto che questi la vorranno uccidere, mentre succede l'esatto opposto, cioè i samurai le donano del cibo e in un certo senso le salvano la vita. Quindi da lì l'ammirazione che Yamato nutriva per Oden ovviamente è solo cresciuta, e
allo stesso tempo il disprezzo che nutre nei confronti del padre, che invece si è dimostrato da sempre un padre molto crudele. I Daimo chiusi nella grotta, ovviamente lo sguardo cade soprattutto su uno di loro, cioè Shimotsuki Ushimaru, l'antenato di, o meglio, il discendente di Ryuma e probabilmente imparentato con Zoro, che praticamente fa questo discorso molto bello, dice: io sono una persona, non sono nessuno di importante, e praticamente si mette al servizio di questa ragazzina che ha appena conosciuto, che è anche figlia di un suo nemico, a riprova di come appunto in One Piece molto spesso legami di sangue non sono importanti tanto quanto i legami affettivi che si vengono a creare, dove comunque i figli non devono pagare per le colpe dei genitori. Anche questo è un altro tema ricorrente in One Piece, che più spesso appunto spesso c'è stato mostrato da Oda. Quindi ho trovato molto molto bella, molto coerente con la storia proprio di One Piece, questa scena in particolare, dove i samurai praticamente danno da mangiare al figlio di colui, alla figlia di colui che li ha messi in catene. Questa cosa mi ha colpito, però non mi ha stupito, nel senso è coerente con il vecchio One Piece. Ovviamente le somiglianze tra Zoro e Shimotsuki Ushimaru a questo punto sono abbastanza palesi, anche nelle pose, nella spada che utilizza, nel fatto che probabilmente come Ryuma anche Shimotsuki Ushimaru sembra non avere un occhio, sembra avere comunque un occhio solo. Quindi tutte queste somiglianze devono portare secondo me a qualcosa, cioè a questo punto io credo che Yamato e Zoro in un qualche modo debbano incontrarsi. Ora non so come andranno gli scontri, sinceramente non credo che Zoro tornerà a combattere con Kaido, visto che al momento è impegnato con King e poi ha già combattuto con Kaido, però sarebbe interessante vedere la reazione di Yamato di fronte a uno Zoro, appunto vedere questo samurai giovane così uguale, così simile a quello che anni fa comunque le ha in un certo senso salvato la vita. Quindi questa cosa mi fa pensare che forse Zoro potrebbe anche tornare a dare un piccolo contributo nella battaglia con Kaido, premesso che io credo fermamente nell'uno contro uno, ovvero scontro finale, come sempre, nelle mani del protagonista, cioè Ruffy contro Kaido. In ogni caso, lo scontro procede tra Yamato e Kaido piuttosto seriamente, come dice anche in questo capitolo, appunto, hai cercato di uccidermi. Ovviamente Kaido non ci sta andando piano. E nulla, vabbè, mi ero dimenticato, anzi, mi sono dimenticato di dire una cosa che non è sicuramente una cosa da poco, però nulla che noi non sapessimo, cioè Yamato, appunto, trova il diario di Oden e probabilmente non sa nemmeno leggere bene in questo capitolo, ma viene aiutata in un certo senso dai Daimyo che sono lì con lei. E nulla. Le scene dove appunto si vede Shimotsuki Ushimaru sono praticamente una cartolina di somiglianza con Zoro, sia nella scena dove è ripreso da dietro con la schiena e le spade, sia in quella dove praticamente taglia le catene a Yamato. È praticamente Zoro 100%. Quindi ennesima conferma. Per il resto il capitolo si chiude con uno scontro di, diciamo, di colpi speculari tra Yamato e Kaido. Ovviamente inutile dire che Yamato avrà la peggio, non so se verrà salvata proprio da Ruffy nei prossimi capitoli. In ogni caso, se Oda, diciamo, è coerente con quello che è un pochettino il suo stile solito narrativo, prima dovremo vedere la fine di Queen, la fine di King e poi solamente dopo lo scontro vero e proprio, lo scontro finale di Ruffy e Kaido. Fatemi sapere un pochettino voi cosa ne pensate di questo 1024, se è un capitolo che vi ha colpito, vi ha impressionato, se vi è piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un like qui sotto, iscrivervi al canale, magari se volete seguirmi sui social lascio qui sotto anche i miei profili social e per il resto nulla. Che dire, 1024, capitolo d'applausi.
Ora non ci resta che rivederci settimana prossima con il video commento al capitolo 1025. Preparatevi perché dovrebbe essere veramente, veramente qualcosa di eccezionale. Un saluto a tutti da TNBT e al prossimo video. Ciao!